Oggi c'è qui con noi l'ingegner Boffelli, che è un esperto molto noto, perito tecnico d'ufficio del Tribunale di Milano, Sì. giusto? Per la valutazione appunto dei campi elettromagnetici. E quindi lui li valuta e sa spiegarci molto bene quali possono essere gli effetti, i limiti di esposizione, e come funzionano questi campi elettromagnetici nel produrre nel nostro corpo effetti patologici. Quindi grazie di essere qui. L'abbiamo invitato perché appunto in questo momento sta esplodendo il 5G e qui il problema diventa molto serio. Finora è stato abbastanza controllato e limitato, adesso con te, come sai, abbiamo schermato case per diminuire appunto l'esposizione ai campi elettromagnetici. Adesso, siccome qui mettono a ogni 100 metri delle piccole stazioni di wifi e di ripetitori di campi, quindi saremo tutti esposti e non ci salveremo più. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui con voi perché sono temi questi in cui oggi si sente veramente parlare molto poco. E quindi per me è un onore potervi descrivere quella che è soprattutto la situazione normativa italiana a tutela dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici. Il professor Spaggiari, che mi ha preceduto, ha ampiamente e perfettamente illustrato quelli che sono i fenomeni collettivi dell'acqua e gli effetti di risonanza che avvengono a livello, per esempio, delle cellule con le onde elettromagnetiche. La questione principale è che i livelli di campo che interagiscono per avere questi tipi di fenomeni sono a dei valori molto ma molto più bassi rispetto a quelli che oggi sono tutelati dalla normativa per l'esposizione delle persone, dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Quindi se avanzerà tempo vi mostrerò il filmato, ma ora vado avanti e questo vi illustro sinteticamente quelle che sono le due principali categorie di onde elettromagnetiche non ionizzanti. Lì vedete che c'è una divisione fra le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in base all'energia posseduta da ciascun'onda elettromagnetica. 12 elettron volt divide le due categorie e noi ci occupiamo soltanto della parte di sinistra, quindi non ionizzanti, e fra le radiazioni non ionizzanti possiamo avere due ulteriori sottocategorie. Tutto quello che riguarda la distribuzione, la trasmissione, la distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz, quindi. E invece, e poi gli impianti fissi di telecomunicazioni, in cui includiamo trasmettitori radio, TV e la telefonia cellulare. Vediamo un pochino quali sono gli effetti biologici. Gli effetti biologici sono sostanzialmente secondo la normativa, perché io il discorso che vi faccio è quello per cui oggi la normativa è in essere e funziona. Sono di due tipi. Sono effetti di tipo acuto ed effetti sul lungo periodo. Il concetto è abbastanza semplice. L'effetto di tipo acuto è l'effetto che cessa a cessare dall'esposizione. Quando c'erano i monitor CRT e i vecchi televisori, se voi li avvicinavate con un braccio o con i capelli, sentivate l'effetto di attrazione del campo elettrostatico dei capelli sullo schermo televisivo. Appena il televisore si spegneva, anche lentamente, anche i capelli venivano, tornavano nella loro posizione. Questo è un effetto di tipo acuto, perché cessa a cessare dall'esposizione. L'effetto sul lungo periodo invece è un effetto biologico che non cessa a cessare dall'esposizione e quindi da effetto biologico diventa praticamente un effetto sanitario. La questione principale è che l'effetto sul lungo periodo, scusate, mentre per l'effetto di tipo acuto possiamo identificare dei valori di campo ben precisi che lo generano e quindi lo possono tutelare. Il problema è che sugli effetti sul lungo periodo non abbiamo ancora indicazioni precise su quello che sarà il valore di campo, l'obiettivo di qualità di cui parla la normativa, in grado di tutelarlo.
E quindi è su questo punto che va concentrata la nostra attenzione. Quali sono, in base alle due categorie che vi ho illustrato prima, cioè bassa frequenza, 50 Hz, distribuzione dell'energia elettrica, e alta frequenza, telefonia cellulare, quali sono gli effetti che la normativa prende in esame? Beh, sull'alta frequenza prende tutela soprattutto gli effetti di tipo termico, il riscaldo termico dei tessuti, cioè il nostro corpo viene investito da un'onda elettromagnetica e l'acqua contenuta all'interno del nostro organismo si pone in vibrazione, la vibrazione per attrito genera calore e il calore innalza la temperatura. È il principio di funzionamento del forno a microonde. Il forno a microonde funziona perché i cibi contengono acqua. Se voi prendete un piatto di ceramica e lo infilate in un forno a microonde, lo accendete, il piatto esce freddo perché il contenuto di acqua nel piatto è praticamente nullo. Questo in alta frequenza. In bassa frequenza invece noi siamo fatti di acqua e quindi è abbastanza facile intuire che un campo elettrico o un campo magnetico esterno possa indurre un campo elettrico o magnetico all'interno del nostro organismo. Ovviamente, sempre per queste due tipologie di effetti, che sono effetti di tipo acuto, cioè che avvengono per valori di campo piuttosto intenso e che cessano se sarà l'esposizione, ed invece effetti sul lungo periodo che hanno le caratteristiche che vi ho descritto prima. Ecco, questo vi dicevo per quanto riguarda la molecola di acqua che viene posta in vibrazione dall'onda elettromagnetica incidente. YARC ha catalogato i campi elettromagnetici in bassa frequenza in categoria 2B, sono quindi possibilmente cancerogeni, e nel 2001 YARC dice che per valori di esposizione superiore a 0,4 microtesla c'è un raddoppio del fattore di rischio per, scusatemi, non sono medico, sono ingegnere, quindi devo leggere, per malattie degenerative, leucemia infantile. Ecco. La cosa che io trovo abbastanza interessante è che ICNIRP nel 2010, cioè 10 anni dopo, dice che riconosce di fatto questo 0,4 microtesla di campo magnetico in bassa frequenza, però poiché dice non è noto qual è la relazione causale fra malattia ed esposizione, dice non è chiara, noi non lo consideriamo. Il problema è che il ICNIRP sta alla base di tutta la normativa a tutela dell'esposizione umana che è venuta negli ultimi 20 anni e che quindi di fatto guarda, a mio giudizio, poi saranno i medici che lo dovranno dire, soltanto una direzione. Oltre alla bassa frequenza 50 Hz, YARC dice che anche i campi elettrici in alta frequenza sono da considerarsi in categoria 2B, quindi possibilmente cancerogeni, a differenza però della bassa frequenza. Per l'alta frequenza non è stata definita una dose, ma è stato definito un utilizzo, e lì ho riportato il termine. L'utilizzo è quello di dispositivi di telefonia cellulare piuttosto che di cordless per problemi di glioma e neuroma acustici. Io leggo sempre per dovere di correttezza. Quindi non c'è una dose vera e propria, c'è soltanto un utilizzo di dispositivi. Vi segnalo che per coloro che volessero approfondire ci sono sul sito di YARC questi due volumi, il volume 80 e il volume 102, sono liberamente scaricabili e lì trovate tutta la documentazione. Recentemente, proprio ieri, credo fosse proprio qui, la dottoressa Belpoggi, da parte della Fondazione Ramazzini, gli ultimi studi, credo dell'anno scorso, 2018, suggeriscono di portare i campi elettrici in alta frequenza da 2B a 2A, quindi da possibilmente cancerogeni a probabilmente cancerogeni, e a quel link potete trovare lo studio che la Fondazione Ramazzini ha prodotto. Ecco,
fatto questo pistolotto iniziale che mi serviva per arrivare a questo punto, parliamo di normativa. La normativa si divide in normativa europea e nazionale. La normativa europea è la 500, a tutela dell'esposizione sia della popolazione che dei lavoratori. Per quanto riguarda la popolazione, la raccomandazione della 519 del 99 e se ne è parlato molto spesso ultimamente, perché si dice, poiché la legislazione nazionale è in contrasto con quella europea, al fine di dare sviluppo delle nuove reti di telecomunicazione è importante uniformarsi alla normativa europea. Segnalo che in realtà non si tratta di una contraddizione tra le due normative. Perché? Perché la raccomandazione del Consiglio 519 dà dei livelli di protezione minimi e asserisce che se vi sono delle normative nazionali più restrittive, valgono quelle. E infatti lì ho indicato quali sono i paesi europei che hanno una normativa e livelli di esposizione in alta frequenza più bassi rispetto al 519. Comincio a dare qualche piccolo numero, non guardate tutta la tabella, guardate soltanto l'ultima riga. La 519 prevede che a 2 GHz, che è una delle frequenze diciamo della telefonia cellulare, il livello di tutela di esposizione è 61, facciamo 60, 60 vol su metro. Fissatevi questo numerino e adesso lo vedremo progressivamente nel suo svilupparsi. Tra l'altro la raccomandazione dice, guardate che i livelli di campo che io propongo non tutelano, per esempio, la popolazione che con dispositivi medici impiantati. Perché? Innanzitutto perché nel 99, quando questa raccomandazione è uscita, anche l'evoluzione di questi dispositivi era tecnologicamente di 20 anni fa e quindi l'interferenza poteva essere anche significativa. Però in ogni caso i valori di campo erano particolarmente importanti. Sempre al 519, in maniera molto onesta, dice guardate che il livello di tutela che io garantisco è solo per effetti accertati, e quando si parla di effetti accertati ad oggi si parla esclusivamente di riscaldo termico dei tessuti per l'alta frequenza e induzione di correnti corporee per la bassa, nient'altro. Domanda, ma la 519 tutela anche sul lungo periodo? Beh, lo dice in maniera un po' implicita, dice che siccome i fattori di sicurezza introdotti fra i valori per cui si hanno diciamo, effetti di tipo acuto e i livelli di tutela di campo sono così alti da garantire anche l'esposizione sul lungo periodo. Cioè dice, noi siamo stati così cautelativi nel proteggerci dagli effetti di tipo acuto che indirettamente lo saremo anche per gli effetti sul lungo periodo. Per quanto riguarda invece i lavoratori, faccio solo questo cenno, sappiate che l'esposizione dei lavoratori e la loro tutela è solo ed esclusivamente per effetti di tipo acuto. Sul lungo periodo la normativa non prende alcuna cautela e infatti sono già capitati dei casi per cui il lavoratore, se dimostra il nesso di casualità fra malattia ed esposizione, gli è stato riconosciuto un indennizzo. Ma come dice il datore di lavoro, ma io ho fatto tutte le valutazioni del caso. Eh sì, ma le hai fatte solo per effetti di tipo acuto, perché i valori di esposizione del lavoratore lo tutelavano solo da effetti tipo acuto e non da effetti sul lungo periodo. Vi segnalo, perché se ne parla veramente molto poco di questo, di una risoluzione del Parlamento europeo del 2011 che suggeriva agli Stati membri di redigere normative nazionali che promuovessero un'esposizione, una tutela dell'esposizione della popolazione per valore di campo pari a 0,6 volt su metro, quindi 100 volte più bassi quelli della normativa, sempre della raccomandazione europea, cioè 519. Veniamo finalmente
alla normativa nazionale. Che cosa dice la normativa nazionale? Innanzitutto la normativa nazionale non è in alcun contrasto con la raccomandazione europea, perché la richiama espressamente, dice, quindi tutte le sorgenti le considera tutelate dalla normativa e dalla raccomandazione europea. Vi sono alcune classi di dispositivi come le linee elettriche e gli impianti di telefonia cellulare che meritano una tutela specifica più cautelativa, anche come lo vedete lì in alto, per possibili effetti a lungo termine. Come introduce questo concetto? Lo introduce dando dei valori di esposizione più bassi, degli obiettivi di qualità più bassi rispetto alla normativa, alla raccomandazione europea, e ha dato facoltà urbanistica ai comuni per promuovere degli standard localizzativi. Questo è un discorso molto lungo che non abbiamo il tempo di affrontare ora, che è stato molto molto trascurato anche per problemi di normativa. La legge quadro 36 del 2001 ha avuto pieno compimento con i decreti del 2003 che fissano per la bassa frequenza un obiettivo di qualità pari a 3 microtesla. Quindi ricordavate, IARC dice che a 0,4 c'è un raddoppio del fattore di rischio, qui si parla di 3, mediati però sulle 24 ore. Nello studio di IARC non si parla di medie sulle 24 ore, qui invece sì, e quindi è chiaro che poiché il valore di campo dipende dalla corrente circolante, la corrente circolante dipende da quanto utenza è collegata alla rete, e nel periodo diurno io ho un consumo superiore a quello notturno, quindi i 3 microtesla saranno ovviamente mediati con valori di campo diurno più alti. Per l'alta frequenza invece il valore, l'obiettivo di qualità è pari a 6 watt su metro, quindi 60 la 519 e 6 l'obiettivo di qualità, e quindi questo è uno dei motivi per cui per lo sviluppo delle reti di telecomunicazione si preferisce andare sulla 519, perché i valori, gli obiettivi di qualità sono 10 volte più alti. Tra l'altro nel 2003 la normativa prevedeva un tempo di esposizione di 6 minuti, in quanto 6 minuti era il tempo necessario finché vi fosse un equilibrio termico all'interno delle cellule, e quindi la media era su 6 minuti. Il decreto sviluppo invece del 2012, il decreto Monti, ha imposto che la media, i valori di campo dell'obiettivo di qualità in alta frequenza venisse sulle 24 ore. Quindi ancora una volta io non ho modificato i numeri, nel senso che il 6 volt su metro è sempre rimasto quello, soltanto che anziché mediarlo su 6 minuti lo devo mediare sulle 24 ore, e quindi poiché nel periodo diurno i valori di traffico sugli impianti sono più alti, è chiaro che facendo la media sulle 24 ore io di fatto concedo nel periodo diurno qualcosa in più, poiché nel periodo notturno invece lo riduco. Per i lavoratori professionalmente esposti anche la normativa nazionale di fatto applica quella europea, e quindi anche qui si parla soltanto degli effetti di tipo acuto. Io ho quasi concluso e vi dico il mio pensiero, cosa ne penso io. Io sono un ingegnere e quindi io devo riferirmi a quelli che sono i numeri di legge, non posso fare altro. Però credo che se il valore di campo elettrico, non credo che un valore di 5,9 di campo elettrico in alta frequenza sia innocuo, e 6,1 invece generi una problematica. Credo che la riduzione dell'esposizione sia comunque un parametro importante e interessante, non solo in alta frequenza ma anche in bassa frequenza. E vi posso dire che in molti anni di misure
vi sono tante situazioni dove è possibile, anche con interventi non particolarmente invasivi o importanti, ridurre l'esposizione, anche se non si superano i limiti di legge, e secondo me questo è un aspetto importante comunque da perseguire. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, se ho un minuto ancora, anzi tre, volevo farvi vedere il filmatino, se parte, perché va proprio nella direzione di cui abbiamo parlato. Lo faccio un attimo. C'era una... Vabbè, intanto allora chiariamo qualche aspetto, no? Perché... Niente. Intanto ti ringraziamo moltissimo, no? Però adesso vorremmo farti alcune domande. Nel momento in cui si decide il 5G, cioè sì, che ormai... E vogliono alzare anche i limiti, cioè di 6 a questo punto va più in alto, perché altrimenti non rispetti... Diciamo che anche il decreto Monti è nato per far nascere il 4G. E adesso il 5 però ti comporta un'esposizione ben maggiore, perché cosa succede secondo te diffondendo queste stazioni più piccole di quelle che sono attualmente presenti, ma diffuse su tutto il territorio? Ma allora, io credo che il principio in sé di avere piccole stazioni di potenza ridotta non sia sbagliato, nel senso che il gradiente di campo ovviamente è più basso. Il problema sta nella gestione di questa cosa, perché poiché c'è una normativa, non c'è una normativa che, diciamo, che regola in maniera opportuna questo, si rischia di ragionare sempre e soltanto ancora in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, e quindi ritorniamo soltanto agli effetti sul riscaldo termico dei tessuti, che sono quelli che... No, infatti, ma appunto noi sappiamo però che questa è una protezione minima, insomma, che gli effetti a lungo termine esistono e questi non sono protetti. Allora, diffondere una tecnologia in questo modo, perché qui tutto il territorio viene coperto da queste stazioni, senza tener conto di questo può succedere un disastro in futuro. È stato detto per esempio anche sul wifi, noi tutti siamo immersi nel wifi e molte volte anche lo spegnimento del wifi di per sé non è sufficiente, vuoi perché le reti wifi ce ne sono abbondantemente, vuoi perché alcuni impianti, alcuni dispositivi hanno uno spegnimento logico della portante ma non fisico, quindi la portante resta in aria ma tu non la vedi, ma dal punto di vista biologico questo. Cosa succederà sul 5G in realtà io non lo so, però posso pensare che l'introduzione di una nuova tecnologia, abbiamo il 2G, abbiamo il 3G e abbiamo il 4G, introducendone un'altra è logico attendersi che i valori di campo non potranno che crescere, questo è ovvio. Poi si vocifera che poi il 3G verrà spento. Anche qui io non ho conoscenze per arrivare a questo, però ipotizzo che un incremento di esposizione e ci sarà. Dunque, mentre appunto è possibile, diciamo così, ripararsi nelle proprie abitazioni, perché sappiamo quali possono essere gli strumenti per fare, in strada tu cosa consigli a una persona? Uno scafandro. Non consiglio nulla, nel senso che credo che sia molto difficile proteggersi, anche perché in strada non dobbiamo dimenticare che l'energia elettrica deve essere trasmessa anche nelle nostre città, e quindi nei marciapiedi delle nostre città ci sono delle linee elettriche interrate e lì c'è un'esposizione in bassa frequenza che rispetto allo 0,4 insomma potrebbe anche arrivare a valori più alti, e sul campo magnetico in bassa frequenza le schermature
diventa un'operazione piuttosto onerosa da realizzarsi, anche piuttosto difficoltosa. Benissimo, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie, ingegnere. Adesso parlerà il professor Ernesto Burgio. No, no, io non parlerò perché parlo dopo, volevo solo fare un brevissimo commento a quanto abbiamo sentito. Allora, due o tre cosette rapidissime. Primo, l'ICNIRP, come lei sa, è un gruppo di scienziati pieni di conflitti di interessi, stranamente pagati da Samsung, eccetera. Stranamente lavorano con l'OMS, nonostante la IARC lavori pure con l'OMS. Allora, c'è un piccolo conflitto di interessi, c'è una diade che non abbiamo mai capito. Dal 2011 noi abbiamo fatto richiesta alla IARC di revisione sugli effetti dei campi elettromagnetici. C'era stata assicurata la 2A e c'è stata fatta poi il trucco finale di arrivare alla 2B, questo nel 2011, non Fiorella adesso, ma abbiamo costruito un gruppo, l'abbiamo presentato all'OMS, è un gruppo di una dozzina di ricercatori, lo coordiniamo in quattro: Hardel, che è un epidemiologo svedese, Belpont, che è un oncologo francese, Carpenter, che è il direttore di Environmental Research, Belayev, che è un biologo molecolare russo, io. Abbiamo lavorato per 10 anni e abbiamo dimostrato tre cose fondamentali. Primo, che gli effetti termici sono assolutamente secondari. Il fatto vero è che se si espongono, ma lo dico subito, per 6 minuti, qualsiasi tipo di cellula a campi elettromagnetici di frequenza 900-1800 MHz, che sono quelli dei cellulari, noi abbiamo, ma dopo 6 minuti, primo, proteine head shock proteins, cioè proteine dello stress. Secondo, movimento degli oncogeni. Terzo, double strand break, cioè si rompe il genoma. Si rompe non in maniera casuale, ma si rompe per farsi riparare. È proprio un meccanismo potenzialmente cancerogeno che non è valutato sulla base della quantità di energia o frequenza, ma sulla base di meccanismi biologici reattivo-adattativi che sono in campo da milioni di anni. Allora, morale della favola. Ci sono tutti i meccanismi, tutti i modelli e i meccanismi per capire la tipologia del danno e siamo tutti esposti a un cancerogeno più che potenziale. La cosa pazzesca, ed è l'ultimo dato che vi do, è che le due categorie di cellule che sono più sensibili, e abbiamo anche due paper pubblicati a gennaio di quest'anno, sono le cellule staminali e le cellule embrionarie. Capisce? Allora, io dico giustamente, lei ha fatto un quadro giusto, normativo, eccetera. Come dire, le normative sono fatte in modo da non entrare neanche nel problema. Cioè sono fatte in modo da prendere in considerazione qualcosa che non ha nessun rilievo per la salute umana. Per quello che concerne la salute umana, soprattutto dei bambini, soprattutto del feto e quindi delle generazioni future, non siamo minimamente tutelati e l'aumento continuo di esposizione e addirittura adesso il mettere in campo delle alte frequenze, probabilmente con una distribuzione sul territorio ogni 300 metri, è una follia assoluta. Sì, ma l'ingegnere conosce bene questo aspetto. No, ma io lo so, non era in polemica, anzi, ha fatto bene a dirci le normative non tutelano nulla, non entrano neanche nei meccanismi. Ma infatti quando questo lui fa... è importante, non penso, sul piano biologico. Certo, no, ma io concordo perfettamente, c'è da dire che le normative, la 519, ma anche la scusate, c'è risonanza, è del 99, quindi sono studi di 20 anni fa, cioè sono normative di 20 anni fa che si appoggiano, presumo, su studi ovviamente antecedenti, quindi stia già... Non prendono in considerazione i meccanismi molecolari né biologici. No, e quelli a lungo termine non sono proprio considerati, che sono i tumori... Anche quelli a breve, perché l'effetto termico è del tutto secondario. Grazie, molto interessante questo discorso.